Grazie Presidente. No, la risposta fornita dal Governo nella persona del sottosegretario Boccia non può considerarsi soddisfacente rispetto alle problematiche che con questa interpellanza urgente abbiamo sollevato, ovvero la mancanza di un piano organico di riorganizzazione del comparto della sicurezza. La questione centrale che ci preme porre con forza riguarda infatti il prezzo che la sicurezza di tutti i cittadini deve pagare per dei millantati risparmi del Governo. Innanzitutto è incredibile che il Parlamento venga a sapere da veline giornalistiche Lanci e ANSA che il Ministro dell'Interno stia lavorando a un progetto di riordino presunto tale del comparto sicurezza. Ma se le voci di corridoio almeno fossero rassicuranti, sarebbe già meno disastroso nel rapporto parlamentare. Invece ciò che lascia senza parole è la totale mancanza di un progetto organico di riforma basato su esigenze e calcoli realistici. Il ministro Alfano ci ha abituato ormai alla propria inadeguatezza al ruolo e alla propria incompetenza in tante di quelle occasioni che non si contano più neanche le mozioni di sfiducia discusse in quest'Aula e che, devo dire, a questo punto sono le uniche volte in cui il ministro ci onora della sua presenza. Ma per la serie del al peggio non c'è mai limite, ora arrivano anche annunci di tagli irrazionali verso quegli uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per noi cittadini e perfino per Alfano. La sensazione è che il ministro brancoli nel buio e che non abbia alcuna contezza della situazione in cui versano le forze dell'ordine del nostro paese. Ed è per questo motivo che vorremmo spendere qualche minuto per parlare dei veri sprechi del Ministero dell'Interno e che praticamente non vengono effettivamente affrontati nel momento in cui il governo viene qui e ci parla di un'efficienza della spesa pubblica. Parliamo in primo luogo degli affitti esorbitanti. A Roma, la mia città, negli ultimi 10 anni sono stati spesi dall'erario più di 100 milioni di euro per pagare la locazione di due megapoli della sicurezza del Viminale, il primo alla Nannina e il secondo sulla Tuscolana, in tutto 3.000 uomini per un costo annuo, canone di locazione, di 13 milioni all'anno. Ti informi poi, scopri che il polo Nannina è di proprietà di un immobiliarista romano in auge negli anni 80 e 90 e il polo Tuscolana ha varie partecipazioni di società, tra cui spiccano Monte Paschi di Siena e la CMB di Carpi, una delle forse più famose Coop rosse. I proprietari di questi immobili fecero un grande affare locando al Viminale le due strutture che per l'occasione, proprio per l'occasione, quando uno pensa male, beneficiarono di un cambio di destinazione d'uso avvenuto sotto la supervisione di Angelo Balducci, all'epoca potente capo del Provveditorato ai lavori pubblici, non so se vi ricordate il nome, Bertolaso, ricostruzione dell'Aquila, eccetera, eccetera. Ora, il primo polo era un edificio in stato di abbandono che, tra l'altro, chi costruì distrusse anche numerose presenze legate a una villa romana, ma tanto chi se ne frega. La seconda era un edificio destinato, il secondo polo, era un edificio destinato a ospitare attività artigianali in mezzo al parco dell'Appia Antica. Per i proprietari, il cambio di destinazione d'uso proprio al momento giusto e l'attenzione seguente del Viminale, anche quando lì dici il momento è sempre giusto, fu certamente una manna dal cielo. Ricordo, 13 milioni l'anno, siamo già arrivati a 100 milioni di canone di locazione. Questa spesa è efficiente evidentemente per il Viminale perché non si guarda bene di recedere dal contratto di locazione e magari portare i 3.000 uomini all'interno delle tante caserme dismesse che pure esistono e insistono nel Comune di Roma. Altro caso di sperpero di denaro pubblico si verifica in Sicilia, in particolare a Catania, dove la questura è divisa in 8 edifici che costano complessivamente 3 milioni e 200 mila euro annui, quasi tutti affrittati da privati, alcuni anche non a norma. Tutto ciò mentre al commissariato di Cristoforo Colombo a Roma, ma potrei citare la caserma Smiraglia di Bologna dove sono stata un mese fa, cadono pezzi di intonaco dal soffitto a causa delle infiltrazioni di acqua mai riparate e i mezzi non possono essere parcheggiati nel piazzale antistante perché non agibile. Giustamente ci fai una caserma, che fai, ti preoccupi di questi dettagli. Decine di milioni di euro spesi per affittare quindi strutture costose, super costose, ma evidentemente questo è efficiente per il concetto di spesa pubblica che ha questo governo. Ora,
Allora, a proposito di legge di stabilità, colgo l'occasione per informare il governo che noi abbiamo presentato un emendamento che dovrebbe andare in discussione a minuti, proprio sulla razionalizzazione delle locazioni degli immobili in uso a qualsiasi titolo al Ministero dell'Interno e alla Polizia di Stato. Quindi vi chiediamo a questo punto di andare a dare parere positivo a questo emendamento, quindi magari si riesce veramente almeno ad efficientare questo settore della spesa pubblica legata al comparto. Poi è di questi giorni la notizia secondo cui sarebbero stati spesi più di 2 milioni di euro per ristrutturare il circolo ufficiali della Polizia di Stato nel quartiere Flaminio a Roma. Piscina per bambini, sale giochi, pavimento in marmo di Carrara, una cucina da 240 mila euro, che se cucineranno, tutto finanziato attraverso quel fondo assistenza che dovrebbe servire per tutti i poliziotti e non solo per i funzionari. Poi, sempre dalla stampa di queste ultime settimane, si apprende una notizia surreale, una delle tante. In Sicilia due aerei avrebbero dovuto trasportare migranti approdati sulle coste dell'isola, ma sono decollati completamente vuoti per varie motivazioni. Altri soldi dei cittadini, altra spesa pubblica evidentemente efficiente che il Viminale si guarda bene dal tagliare. Le fonti di spreco nell'ambito della polizia sono davvero tante, basti pensare che ogni poliziotto riceve il vestiario presso un ufficio della questura della provincia dove lavora, l'ufficio Veca. Tra i vari cervelloni ideatori di tagli è possibile che nessuno abbia pensato mai a unificare centri di spesa per l'acquisto di mezzi e vestiari. Forse anche questo fa parte della spesa efficiente del Viminale. Così come non si vanno a toccare le inutili, gli sperperi di denaro per le missioni, dove dipendenti delle varie questure vengono spostate in maniera illogica anziché riassegnare le persone nel territorio dove già risiedono. Qual è quindi, a fronte di tutti questi esempi che noi abbiamo portato, la soluzione che questo governo offre a una situazione di sperpero di denari pubblici come quella descritta finora? Smantellare i presidi di sicurezza a tutela dei cittadini e in particolare chiudere i servizi specializzati della polizia. Nel nostro paese i reati aumentano e la tensione sociale, complice una politica inadeguata, sta salendo alle stelle. Per tutta risposta, il ministro dell'Interno taglia con l'accetta centinaia di operatori preparati e professionalizzati, tra le file della polizia di frontiera, della polizia postale e di quella ferroviaria. Proprio in queste ore, sempre dalla stampa, si legge dall'accoltellamento di un capotreno a Spadafora, in provincia di Messina, sul locale da Milazzo a Messina. Tra l'altro, i due presidi che sono su questa linea sono tutti e due nella lista delle cancellazioni che abbiamo appreso da fonti giornalistiche. È la dimostrazione di quanto sia importante presidiare un territorio e quanto invece i tagli siano stati operati in maniera indiscriminata. Lo stesso dicasi per la soppressione delle squadre nautiche della polizia. Non sarebbe stata meglio una revisione graduale o uno dei progetti di rimodulazione proposti dalle organizzazioni sindacali di settore o dagli operatori di settore stesso, piuttosto che la soppressione? Inutile dire poi che queste considerazioni vengono fatte anche per le squadre nautiche, e cioè vengono fatte per le squadre nautiche, valgono anche per le squadre dei sommozzatori, ad esempio unità operative che sono spesso a salvare vite umane. Vedi anche l'impiego nelle alluvioni ormai quotidiane a cui è sottoposto il nostro territorio e per esempio nell'operazione Concordia, che sono caratterizzate tra l'altro da un grosso caratteristica di territorialità, cioè profonda conoscenza del territorio, perché informo i tecnici del Ministero, magari che ne so, i fondali del Canale di Sicilia sono diversi rispetto a quelli della Laguna di Venezia. Quindi, quando il signor Ministro e i suoi prefetti valutano l'opportunità di sopprimere le unità di Bari, Napoli, Palermo o Olbia, hanno pensato a tutto questo? È facile immaginare adesso che tutte le province colpite dalla scure governativa saranno più appetibili e vulnerabili dagli attacchi criminali, piccoli e grandi. A questo punto chiediamo ad Alfano, avremmo chiesto volentieri se fosse venuto, che venga però questa volta lui in persona con urgenza ad illustrare alle Camere o alle commissioni competenti di Camera e Senato quali intenzioni reali abbia. Quale progetto, se un progetto esista, ci sia dietro questa operazione di tagli? Noi crediamo che la sicurezza dei cittadini italiani non sia un costo, ma un investimento, dove per sicurezza possiamo prenderla nell'accezione più ampia, sicurezza di diritti, sicurezza un lavoro, sicurezza di avere un reddito dignitoso. Ma tornando all'idea di sicurezza come pubblica sicurezza, possiamo dire che già oggi le forze dell'ordine soffrono di carenze di uomini, mezzi e strumenti. Vogliamo continuare su questa strada fino a quando un prossimo evento criminoso eclatante riempirà di nuovo le pagine dei giornali?
Noi del Movimento 5 Stelle vogliamo prevenire, non sbandierare la solita falsa solidarietà alla vittima di turno. Se si vogliono risparmi, e chiediamo questo consiglio al Ministero, si combattono per davvero l'evasione fiscale, la corruzione, le mafie e non si fiacchino gli uomini e le donne che sono in prima linea a combattere ogni forma di illegalità. Grazie. La ringrazio.